Al Palamaggio si piange. Questa volta però sono lacrime di gioia. Sì, perché la Juve Caserta, targata Pastareggia, contro la sfiga, gli infortuni, le chiacchiere da bar, gli striscioni di protesta verso la presidenza, i tam-tam sui social network dei 500 e più pseudo allenatori e pseudo dirigenti a contestare l'operato del sodalizio bianconero e chi ne ha più ne metta, ha vinto la gara della vita, la gara più importante del campionato, conquistando quella salvezza che giusto un anno e sei giorni fa non fu centrata in una triste trasferta a spareggio a Pesaro. A cadere sul parquet del Palamaggio, dopo tante sconfitte casertane, è stata la Dolomiti Energia Trento, che ha ceduto nel finale per 73-70. Una gara difficilissima per la Pastareggia Caserta, che ha giocato contro una quotata del campionato, giunta a Caserta per fare i punti e assicurarsi l'ingresso ai playoff. Trento sconfitta, ma comunque ammessa ai playoff per la concomitante sconfitta di Varese sul campo di Cantù. Naturalmente i veri appassionati di pallacanestro casertani, partendo dal sottoscritto, ringraziano in primis il presidente Raffaele Iavazzi, che con innumerevoli sacrifici economici ha permesso di vedere ancora una volta la Lega Basket a Caserta, a Sandro Dell'Agnello, coach da Santo Subito, per aver sopportato, sofferto, pazientato su tutto ciò che è potuto succedere in questo campionato alla sua squadra, in chiave di infortuni, di rinunce, di tutte le modifiche che la formazione ha dovuto subire in questo torneo. E naturalmente un grazie a tutto lo staff tecnico e dirigenziale bianconero, capace di consolidare un gruppo ben saldo da sopportare tempesta a destra e a manca in questa stagione agonistica. Questo mio servizio è breve per lasciare spazio alle immagini, ma soprattutto all'audio di quella bolgia che è stato il Palamaggio, tutto vero trascinatore dei giocatori casertani verso la vittoria, con oltre 7.000 spettatori presenti. Pertanto, via alla gara e buona visione ad un match che sicuramente passerà alla storia.
Thank you.
Thank you.
crediamo a questa salvezza? Davvero, tu hai detto, in un'intervista prima di questa partita, dicevi ne ho vissute tante così e sono sempre tornato a casa con le mie gambe. È stata così anche stavolta, ma forse stavolta è stata davvero complicata per la stagione, per tutti gli infortuni, per non essere riusciti ad allenarsi con continuità. Insomma, questa è davvero una vittoria, no, coach? Sì, ora ci sarà tempo e modo di analizzare la stagione, magari a bocce ferme e a mente fredda, perché sappiamo che è stata veramente difficile. Per quanto riguarda la partita oggi, credo che non avremmo potuto approcciare una partita meglio di quella di oggi, soprattutto dal punto di vista difensivo. Allora abbiamo concesso veramente poco. Siamo stati bravissimi e dal periodo in cui venivamo, cioè di stanchezza, un po' di sfiducia, di frustrazione per le mille cose che sapete, fare una partita così, di questo tipo, e così organizzata e con quest'ardore, per un allenatore è una soddisfazione doppia. Detto questo, per una volta, se mi lasci 30 secondi, voglio condividere questa gioia con tutti i 6-7 mila persone che erano qua, perché io da agosto ovviamente che alleno qua e quando entro in campo eccetera non sono mai molto espansivo, è un po' il mio carattere, non ho mai fatto chissà quali scene, quindi oggi spero di poter rimediare ai 10 mesi passati e idealmente abbraccio uno per uno tutte le persone che oggi erano al Palau Maggiore. Grazie. Vi hanno spinto tra l'altro in una maniera incredibile. Quanto hai rivissuto anche altri momenti, oppure non ci si pensa veramente più? Tu su questo campo hai vinto uno scudetto, insomma, quanto pesa questa storia, no? Anche dal punto di vista personale. Diciamo che per certi versi è pesante proprio in quanto è una storia importante, quindi magari ci sono soprattutto dei giocatori o anche altri allenatori che magari arrivano qua e sentono un po' questo peso, anche perché quando qua giri per strada spesso si parla del 91 come di un fatto epico, ma sono passati 20-30 anni. Io personalmente sono tolto delle belle soddisfazioni, ma preferisco pensare al presente, preferisco pensare a quest'annata che per come si era messa veramente difficile. Ne abbiamo passate di tutte e quindi veramente grazie a tutti, ma credo che ce la meritiamo. Ti piacerebbe allenare una squadra sana, che va dall'inizio alla fine con insomma un po' di gratificazione anche per un coach come te che ha sempre dovuto fare i conti con difficoltà e problemi, diciamo? Sì, purtroppo è la verità, prima per difficoltà economiche parlo di altre piazze, poi per difficoltà di fortuni parlo di Caserta. Io sempre negli ultimi 3-4 anni ho allenato sempre con un roster molto risicato, quindi ringrazio due volte i miei giocatori per prima cosa, ma secondo non nascondo che mi piacerebbe, come gli altri miei 15 colleghi della Serie A, poter allenare per una stagione un roster un po' più colposo. Voglio farti una citazione, un giochino, dai, giuri che ti ricordi i liberi scenari, Marco, insomma è stato fantastico e secondo me un po' il simbolo di quella classe operaia che poi quest'oggi è andato, quest'oggi e questa stagione è andata un po' in paradiso, una grande capacità di stare sul pezzo anche quando le cose andavano male senza arrendersi, insomma. Dunque, noi abbiamo giocato in 7, ringrazio Tommaso Ingrosso che ha fatto 3 minuti importanti per darci un po' di fiato, ovviamente l'ennesima situazione che si è visto di stogliere la caviglia da Reante, ne abbiamo fatto almeno per 2 quarti, ma oggi non andiamo a individuare qualcuno in particolare, abbiamo visto 7 giocatori che volevano fortemente questa vittoria e questa, come dicevo prima, è una grande soddisfazione per un allenatore allenare questo tipo di partita giocando in questo modo, con questo atteggiamento. È doverosa questa domanda, resti a Caserta? Ma io non, diciamo, come desiderata mia, io qua sono stato benissimo, dopo stasera sto ancora meglio e ovviamente è sempre la società che decide, ma io non ho nessuna cosa da dire in contrario, assolutamente. Una dedica particolare, coach, a questa, oltre ai tifosi, che insomma l'hai detto prima, a questi tifosi straordinari, ma se hai una dedica particolare per questa salvezza che tu l'hai detto in tempi non sospetti vale quanto uno scudetto o quasi, insomma. No, vabbè, ora non scomodiamo il passato, era una salvezza difficile da raggiungere per come si erano messe le cose negli ultimi 3 mesi e quindi il risultato è stato molto prestigioso. E ringrazio tutti quelli che ci hanno sempre sostenuto, a partire dal presidente, la società, il nostro staff e tutti quelli che ci hanno sostenuto. Quei pochi, fortunatamente pochi, che hanno preferito non sostenerci passeranno la prossima volta. Grazie, bocca al lupo per tutto. Grazie, coach. Davvero duri a morire fino all'ultimo, ci avete provato. Soltanto episodi o davvero la motivazione questa sera faceva la differenza? Beh, ce l'avevamo anche noi la motivazione, ovviamente quella di Caserta e anche credo da parte di molti giocatori una capacità di giocare queste partite. Tutti eravamo motivati, anche se mi rendo conto del peso di una partita del genere.
Io gli episodi ci sono sempre, però parlerei un po' di più di qualità dei canestri subiti e di qualcosa che dovevamo fare meglio, perché gli episodi ci sono stati, ma questa volta devo dire che Caserta se li è andati anche a prendere gli episodi, perché quando tocchi la palla dalle mani degli altri o arrivi per primo su una palla vagante vuol dire che in quel momento sei più pronto. Noi abbiamo subito un po' troppo nel primo quarto e all'inizio del secondo quarto, abbiamo fatto il control break, ma la qualità dei punti, allora 5 su rimbalzo in attacco, 3 su palla che tocchiamo noi, poi loro, poi noi, ma finisce a loro, 2-3 tiri anche di voglia di fare, ma che sono stati troppo veloci. E quindi ecco questa cosa qui, ci siamo andati nell'intervallo ed è una cosa che ci ha aiutato nel quarto tempo, però anche nel terzo quarto abbiamo impattato non benissimo. Stavi finendo? No, volevo chiederti questo, adesso i playoff naturalmente è il secondo anno che li fate, cosa avete fatto tra l'altro le coppe e le avete fatte alla grande quest'anno, come ci arrivate, con quali prospettive? Allora dal punto di vista delle partite non bisogna sbagliarsi, perché quando una squadra magari fa un girone di ritorno con qualche sconfitta in più rispetto all'andata ti ricordi quelle, ma in realtà se ci siamo abbiamo vinto anche prima. Poi magari vinci l'ultima è meglio, però abbiamo vinto delle ultime 5-6 partite, siamo riusciti a dare la zampata per entrarci, questo è fondamentale secondo me. Quindi noi ci entriamo come una squadra che li ha fatti per 2 anni di fila in Serie A, 2 su 2, una per cosa, per 2 anni di fila Lega 2, in B1, sono 5, compresa l'esperienza di Coppa. Quindi spero che quel livello di difficoltà, quel livello di situazione ci possa aiutare ad avere una maggiore capacità di giocare certe partite, perché questo oggi insomma non è facile, abbiamo avuto delle difficoltà non solo qui, in altre situazioni, però io penso che se siamo bravi a girare velocemente la lancetta e a fare esperienza di queste due partite, anche quella in casa con Venezia ci ha lasciato qualcosina addosso, e ci può essere utile, anche perché se no vuol dire buttarle via 2 volte, non imparare qualcosa. Un cenno su Cummings? Buona partita in attacco, così così in difesa, naturalmente c'è da imparare i meccanismi, anche il tuo sistema di gioco, però insomma un giocatore solido che ha fatto il suo. È chiaro che è quello che hai appena detto, perché quando ti inserisci in un sistema non è semplice. Io credo che in 48 ore, 2 allenamenti, con tutto ciò che comporta un americano, il viaggio, il jet lag, i permessi, le visite, ma tanto lui sia stato bravo, perché si è messo a disposizione, è stato ben accolto, abbiamo scelto le 2-3 cose che poteva fare. Io credo che come impatto alla 48 ore ci ha dato una bella mano, e siamo anche contenti che non abbia fatto il viaggio per niente, perché può rimanere con noi, per cui siamo molto da quel punto di vista soddisfatti. Vista l'assenza di Sanders e Poeta, può darci una mano e giocare magari con una serenità maggiore, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di entrare nei playoff, che permettimi di sottolineare, insieme alla semifinale di Coppa Italia di Eurocup, è un obiettivo alla 54esima in partita importante. Lo dico tutto insieme, ho stato zitto 30 partite, 54 mi va di sottolineare. Scende una grande storica squadra del campionato di Serie A, che è Bologna. Una tua impressione? Sicuramente fa un po' specie sentirlo, cioè, per quello che poi uno ci giochi, non so, è chiaro che fa un po' specie, anche se in Serie A2 ci sono moltissime piazze di grande grande spessore che danno vita a un bellissimo campionato. Ovvio che dal mio punto di vista posso solo dire che mi permetto, anche se la storia è ben diversa da quella di qualsiasi altro club, che se uno ricostruisce forse può diventare fortissimo e molto di più. Certo. E che probabilmente l'analisi di una stagione intera, per chi è arrivato come noi ottavi piuttosto che penultimo, quello che è, possa essere di insegnamento. Io sono abituato a ragionare così, altrimenti non resta che pensare. Coach, c'è Milano ovviamente da affrontare, ma in generale voglio chiederti che playoff vedi, proprio non soltanto guardando la tua squadra, ma guardando proprio alla qualità del gioco delle squadre che faranno queste finali, insomma questi playoff. Secondo me abbiamo un turno molto molto difficile, molto complicato. Dobbiamo avere la capacità di cambiare pelle da partita a partita, dare fastidio. Io lo so che ci sono pronostici favoriti, è giusto, ma è altrettanto vero che sta poi a chi è fuori capire che una squadra è più forte. Bisogna giocare sempre per battere gli altri, per vincere, per avere dei sogni, voglio dire. Io li vedo equilibrati in questo senso, perché
Reggio Avellino, Cremona, Venezia, che si è rafforzata molto proprio in queste settimane, Pistoia direi, no? Che è entrata. Parliamo di squadre che hanno avuto un grande rendimento, parliamo di squadre che hanno dimostrato una capacità di tenere nel campionato. Se uno tiene nel campionato, tiene anche in una Serie A5, per cui li vedo molto molto equilibrati. Dal punto di vista nostro mi piace pensare che, avendo fatto così tante trasferte in giro per l'Europa, possiamo fare anche quelle di Milano. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Grazie.